Un mondo ha finito di vivere quando il poeta va via. Le parole di Ennio Flaiano nel giorno in cui viene annunciato il nome del vincitore della sezione poesia Under 35 dei premi internazionali a lui intitolati portano la loro eco e arrivano ben oltre i confini di una sala stampa. I versi di Flaiano sono ci fanno scoprire un Flaiano intimista che si lascia andare alla conoscenza di se stesso e della malinconia che un po' lo contraddiceva. Premio di poesia, ovviamente dobbiamo ringraziare l'associazione, il Centro di Cultura e di Didattica che ci ha supportato in questa decisione e nella costruzione di questo premio. E come sempre ci sarà una giuria popolare che deciderà il vincitore tra la terna finalista, quindi ci affidiamo ancora una volta al pubblico dei premi Flaiano per decidere il vincitore e soprattutto cerchiamo e vogliamo coinvolgere sempre di più le persone nella cultura. Jean Chalpi, classe 1988, racconta il suo golem, fatto di argilla per essere plasmato come la vita chiede, secondo una precisa volontà che viene definita interruzione. È un gigante, il vissuto della studentessa che mette insieme lingua e corpo. Il linguaggio resta nell'eccesso, in quel di più della poesia che serve a scongiurare il limite di ogni forma, di ogni sintassi preordinata. La giuria tecnica, composta da Roberto Mussapi, Luigi Colagreco, Anna Dolfi, Loretto Raffanelli e Davide Rondoni ha individuato i nomi della terna finalista della sezione poesia. Si sono classificati Marco Balzano con Nature Vive, Rosalba De Filippis con Madre Bianca e Anna Maria Carpi con L'aria è una. Il vincitore sarà decretato dalla votazione della giuria popolare durante la serata di premiazione il 23 giugno alle ore 20:30 presso l'Aurum a Pescara. Sì, sono libri che hanno colpito particolarmente la giuria tecnica sia dal punto di vista formale sia per quanto riguarda le tematiche affrontate. Parliamo delle voci che noi giurati riteniamo le più autorevoli attualmente nel panorama poetico italiano. Un'ampia partecipazione di autori ha visto concorrere quest'anno ben 79 libri di poesia con 41 case editrici del panorama nazionale.